Svota nelle indagini per la morte di Aldo Pinuccio Di Monte, il 32enne regbista di Tortoreto è deceduto ieri mattina lungo la bonifica del Saninello. L'incidente mortale non è stato causato dallo scoppio di una gomma, come emerso in un primo momento, ma lo scooter si è toccato nella semicurva con una vettura che procedeva in senso contrario. Alla guida c'era un 78enne di Sant'Egidio alla Vibrata, che ieri sera si è presentato in maniera spontanea ai carabinieri della locale stazione per raccontare quanto accaduto. Una svolta dunque nell'indagine da parte dei carabinieri che avevano ipotizzato sin dai primi momenti che il giovane torturitano che stava percorrendo la bonifica in direzione ovest fosse rimasto vittima dello scoppio della gomma anteriore. Nulla di tutto questo. Il tragico fuoristrada invece è stato causato da un leggero impatto con una vettura condotta, come detto, da un 78enne che procedeva in direzione est. Auto e scooter, ha raccontato l'uomo ai carabinieri, si sono toccati in semicurva. L'impatto ha prodotto la rottura dello specchietto del mezzo a due ruote e di parte del parabrezza, mentre l'anziano ha proseguito la sua marcia, salvo poi fermarsi poco più avanti perché aveva una ruota a terra. Una svolta dunque nell'indagine da parte dei carabinieri. Inizialmente l'anziano, iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, ha pensato che lo scooterista si fosse allontanato, ma mai immaginava che lo stesso era morto sul colpo poche decine di metri più avanti, dopo essere finito contro un ponticello e una colonna di cemento armato. Il 78enne ha sostituito la gomma nel frattempo forata ed ha proseguito. Nel pomeriggio, quando è andato dal carrozziere per far valutare i danni causati dall'incidente mattutino, ha scoperto quello che era accaduto. Immediatamente si è recato alla stazione dei carabinieri ed ha raccontato la vicenda. Come atto dovuto, nei suoi confronti è scattata la denuncia per omicidio colposo. È stata informata la procura, mentre la sua vettura è stata sottoposta a sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti. Nel frattempo, i carabinieri di Tortoreto hanno effettuato più di un sopralluogo sul luogo dell'incidente, cercando di stabilire con esattezza il punto esatto al centro della carreggiata, forse dove possa essere avvenuto il contatto tra i due mezzi.